Benvenuti a Sabbatico su La News 24. Oggi accompagniamo in libreria Nello Scavo, il reporter di Avvenire, quello che ha scoperto la lista delle persone salvate da Papa Francesco, che più di recente è riuscito ad entrare e anche ad uscire da una prigione libica per gli schiavi che vengono portati fino al mare per emigrare. E poi ci parla invece del suo libro Maria Teresa Giusti, una storica che ha lavorato sulla campagna di Russia e ha raccontato la storia di quel nostro esercito mandato dal Duce a fare la guerra ai comunisti, di cui sono tornati solo pochi. Con le librerie coltivo un rapporto che è simile a quello che c'è delle volte con lo psichiatra o con il confessore, perché soprattutto quando torni da zone di guerra, aree di crisi, da situazioni davvero difficili, le librerie aiutano quasi a distenderti, ma senza per questo però dimenticarti di ciò che hai visto. Nelle librerie trovi stimoli nuovi, non solo perché ci sono nuovi libri, ma perché ci sono anche nuovi lettori, e attraverso l'incontro, la relazione con lo scaffale dei libri, con gli sguardi, con le dei lettori possono nascere davvero anche tante riflessioni, osservazioni e devo dire nel mio caso anche tante idee che poi possono diventare reportage piuttosto che libri. Quello di Stefano De Matteis dal mio punto di vista è un libro importante, direi perfino essenziale al nostro tempo. Oggi si parla molto di fake news, di false notizie, di manipolazioni. Si parla poco invece delle false libertà ed è questo lo sforzo che Stefano De Matteis compie in questo viaggio verso la post-globalizzazione. È un libro scritto come un reportage, quasi un romanzo, ma con il piglio dell'antropologo e del sociologo che entra dentro le contraddizioni del nostro tempo, della comunicazione, dei linguaggi, ci aiuta a comprendere meglio come la manipolazione attraverso forme subdole, se volete, di tecniche di marketing piuttosto che relazioni tante volte artefatte stiano davvero condizionando la nostra società. Al contrario però De Matteis ci offre anche una serie di spunti attraverso racconti presi dal reale in tutto il mondo per capire meglio come ci si può immunizzare da queste false libertà. Quello di Filippo Grandi, Rifugi e Ritorni, è un libro che mi ha molto sorpreso, mi sono avvicinato a questo testo la prima volta con diffidenza, anche con sospetto, perché Filippo Grandi è l'alto commissario ONU per i rifugiati, l'italiano più alto in grado nelle Nazioni Unite, su cui pesa la responsabilità di occuparsi di 70 milioni di rifugiati nel mondo. E dunque ho cominciato a leggere questo libro, ma ne sono rimasto molto colpito, attratto, tanto che lo uso un po' come bussola anche per il mio lavoro, perché in questo lungo viaggio tra rifugiati, filantropi, assassini, Grandi racconta la sua esperienza di diplomatico che è costretto per il suo lavoro a incontrare grandi uomini, ma anche grandi criminali, grandi delinquenti. E attraverso queste storie, attraverso anche quelle che sono state le sue paure, ci racconta anche del metodo, della tecnica di lavoro di un diplomatico in situazioni di crisi e dunque per questo è un libro necessario. Ho deciso di acquistare questo libro, in realtà di riacquistarlo per regalarlo a una donna che si chiama Stella ed è mia moglie, perché Dorothy Day è una donna straordinaria, un'anarchica, io coltivo simpatie diciamo anarchiche, ma in questo caso anarcho-cattoliche, sono molto diciamo indulgente con gli anarchici di questi tempi, perché Dorothy è stata colei che ha fatto da anima critica negli Stati Uniti durante la Grande Depressione e poi fino agli anni Ottanta, mettendosi accanto ai poveri, agli ultimi, agli emarginati, agli immigrati, fondando il movimento dei Catholic Worker, un'organizzazione internazionale ancora attiva, e grazie a questo suo impegno, frutto anche di una conversione personale, ha aggiunto una dimensione diciamo religiosa, mistica alla sua esperienza, diventando un riferimento, adesso addirittura in odore di santità, Papa Francesco l'ha indicata tra i grandi dell'America del nostro tempo. E credo che ci sia bisogno ancora oggi di queste figure e di queste donne perché abbiamo necessità di comprendere quali sono i limiti della nostra realtà e che cosa possiamo fare e che cosa dobbiamo fare per gli ultimi, anche per non vergognarci della nostra storia.
La campagna di Russia 1941-1943 è da poco uscito in edizione economica per i tipi del Mulino e è la trattazione delle vicende peggiori per il nostro esercito che ha colpito molto l'immaginario collettivo e la memoria collettiva italiana, cioè la guerra in Russia, la partecipazione degli italiani sul fronte orientale. Le guerre italiane non siano state così imponenti come quelle di altri eserciti, tuttavia sono state enormi. Dei 229.000 uomini, dopo l'attacco dell'Armata Rossa che si svolse fra il novembre del 42 e il gennaio del 43, perdemmo circa 100.000 uomini. Di questi 70.000 furono prigionieri e dei 70.000 sarebbero tornati in Italia solo 10.032. Questo libro tuttavia non è un libro di storia militare, è un libro di storia politica, di storia diplomatica, ma anche e soprattutto di storia sociale, perché basandomi su materiale inedito, tratto in particolare dagli archivi russi, ho voluto trattare dell'organizzazione della guerra, ma soprattutto dell'impatto della guerra sui soldati, sui civili sovietici, sulle donne, le donne aviatrici, le donne partigiane, ricordando sempre che l'Italia è stato un paese aggressore e che in questa aggressione è stata provocata la morte di 24-27 milioni circa di sovietici. Ho voluto però ricordare la storia dei soldati e degli ufficiali italiani che erano caduti nell'oblio nella storiografia italiana, ricordare soprattutto il fatto che sono stati travolti, loro malgrado, in una vicenda tragica e sono stati inghiottiti nella steppa russa. Il lavoro di Nello Scavo, il libro di Maria Teresa Giusti, ci parlano dei tempi di guerra, quelli un po' più lontani degli anni 40, quelli più vicini a noi e più presenti alla memoria di tutti. E in mezzo a questo tempo sta una figura che in questo momento è ritornata, diciamo così, sulla scena in un modo molto singolare, la figura di Papa Giovanni XXIII. Papa Giovanni, quando era patriarca di Venezia, organizzò una cosa, il trasporto a Venezia della salma di Papa Sarto, Pio X, che era stato patriarca in quella città. Era un modo per lui, prete perseguitato ai tempi del modernismo, di riconciliare e ricucire quella ferita che si era generata all'inizio del Novecento, di cui lui in un certo senso era stato una specie di vittima collaterale. Papa Giovanni in questo momento si trova non nella sua tomba in San Pietro, dove il suo corpo è stato esposto per tanto tempo dopo la canonizzazione, ma si trova a Bergamo, è stato riportato nella sua città natale. Lui, il Papa della Pace, è ritornato là dove la sua vita era iniziata e dove era stato sergente in sanità, chiudendo gli occhi a decine e decine di giovani soldati che dal fronte venivano portati indietro, negli ospedali più indietro della linea di guerra, per morire straziati dalle ferite. Questa esperienza della guerra, quella che più tardi farà a Istanbul, dove potrà aiutare gli ebrei in fuga dai Balcani che passavano da Istanbul, spendendosi in un modo molto particolare e molto personale, segnerà tutta la sua esistenza. Sarà la ragione per cui da vecchio Papa, all'indomani della crisi di Cuba, penserà di scrivere un'enciclica sulla pace, la Pacem in Terris. Un'enciclica che ancora oggi rimane un capolavoro perché intuisce con grande forza che nella guerra attuale non c'è più possibilità di giustizia, che la guerra giusta non esiste più. Lui, il Papa che aveva speso la sua vita su questo, oggi ritorna a Bergamo e attraverso un'Italia lacerata, slabbrata, un'Europa nella quale ancora le pulsioni di guerra tornano a farsi forti, si allontana da un Mediterraneo nel quale la massa dei morti che giace sui suoi fondali dice che là dietro, là sotto, c'è ancora un mondo che arde di cui pochissimi si occupano e ancora chi ce lo racconta, facendo il giornalista, facendo lo storico, dà in fondo un contributo a quel sogno di una pace sulle terre che era stato il sogno di Papa Giovanni. Arrivederci dal sabbatico su Rai News 24.